What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. E rieccoci, bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 motivi per cui amiamo Keanu Reeves. Per questa lista tutti quei momenti in cui Keanu Reeves si è dimostrato tipo il migliore amico che tutti vorremmo, il figlio al prodigo di ogni madre, il bastone della vecchiaia di ogni anziano. E quindi gli perdoneremo anche quella recente cacata di Matrix Resurrections. Tutti pronti? Alla numero 10, l'umiltà nelle interviste. Nel 2019 Keanu ha interpretato un botto di film ed era sempre in giro tra rotocalchi e salotti TV, dove confermava il suo fascino ma soprattutto la sua umiltà. And so far you haven't disappointed. E quando durante la premiere di Toy Story 4 gli venne chiesto cosa si provasse ad essere l'internet boyfriend, Reeves se ne uscì con una classe notevole. I've been what? You've been dubbed the internet's boyfriend. Everyone is just kind of gushing over you on the internet. You didn't know that yet. No, well that's Capito? Lui sembrava sceso da Saturno e trovò bizzarro il titolo a lui riferito. E la gente davvero impazzì, anche perché Keanu è in giro sugli schermi da tipo 30 anni. So you will take the title of America's sweetheart? No, I mean, listen, it's nice when it's nice and I'm really like appreciative. Probabilmente proprio il suo approcciarsi così lo ha confermato come figlio prediletto d'America, nonostante abbia rispedito al mittente il ruolo. I'll take a compliment. Can you? It was cool. I mean, to work with Angelica Houston and Halle Berry, Mark Dacascos. This is the reaction of what the nicest guy in the world would do, by the way. Alla numero 9, un uomo da meme, e qui Keanu si è confermato molto versatile. Sorry, I'm not. I'm just another guy. Nel 2010 finì online un vero e proprio corollario di foto di Keanu che faceva, giustamente, cose normali, cose proprio da tutti i giorni, che forse non resero felici i paparazzi, ma devastarono l'internet. Lui che mangia la pizza, lui da solo su una panchina, tutti prontamente diventati dei meme, ma il fatto che Neo sia diventato celebre anche per l'abitudine di farsi i fatti propri è ancora più bello. Numero 8 attende pazientemente in fila. Anche se si tratta della sua festa, Keanu resta uno dei tanti. Nel 2014 l'attore aspettò 20 minuti in coda sotto il diluvio per entrare all'esclusivo party per il rilascio del suo ultimo film, Nell'ombra di un delitto. Really? Yeah. La fila era chilometrica, pioveva che Dio la mandava, ma Keanu rimase buono, lì, dov'era, aspettando pazientemente il suo turno. Non disse, ma lei non sa chi sono io, non provò a superare la fila, non corruppe il buttafuori con un selfie, non fece niente, aspettò. You waited outside your own rap party for 20 minutes in the rain because you didn't want to make a scene about the miscommunication about getting let in. I have no, I don't recall that. Okay, and the bouncer's like... And you just didn't want it, okay? No, I don't remember that. Numero 7, il rispetto per gli stuntmen. Sono un martomolla. Mr. Wick. Venga per la ronda, Mr. Wick. Leletto e John Wick sanno entrambi incassare un colpo, ma anche Keanu Reeves non scherza. Lombardia scala. Infatti l'attore esegue da solo moltissimi dei suoi stunt, ma coinvolge sempre dei professionisti del settore per prepararsi, creando gran belle collaborazioni come nel 2019, quando la critica Hannah Flint rivelò che Keanu aveva decisamente criticato l'idea che Wick dovesse morire alla fine del film, visto che tutte le botte che si era preso durante le riprese dagli artisti marziali Cece Parif Raman e Yayan Ruyan non erano riuscite ad ucciderlo, e quindi neppure Wick sarebbe potuto crepare per questo. Non fa effettivamente una piega. Il suo rispetto per i coreografi per gli stuntmen lo ha ulteriormente reso un mito anche per i lavoratori del settore. Numero 6, il denaro non è tutto. Oggi Reeves è tra gli attori più famosi e pagati di Hollywood, anche grazie all'interpretazione in alcune super saghe come le già citate Matrix e John Wick, ma, eccolo che arriva, è noto il fatto che sia spesso più legato al progetto che al suo vero e proprio cachet, come quando negli anni 90, volendo comparire assieme ad Al Pacino, accettò molti meno soldi del previsto per l'avvocato del diavolo, proprio per avere Al Pacino nel cast. What do you think he's paying us in goat's blood? Hey, Tarzan. We're billing you out at $400 an hour, my friend. I don't see a whole lot of pro bono work in your immediate future. E anche per i sequel di Matrix decise di ridursi la paga, in modo che parte maggiore del budget venisse investita nella produzione, soprattutto per i costumi e gli effetti speciali. I need a download to Hotwire Motorcycle. Not a problem.
problem. One crash course in motorcycle. Wait. Cancel that. You are handy. E, ciliegina sulla torta, pare che abbia regalato una dozzina di moto Ducati a tutti gli stuntmen della trilogia di Matrix per ringraziarli della cortesia dimostratagli durante le riprese. Wow! Numero 5, nella parte di se stesso. Oh, there he is! Decisamente, Keanu è una persona dotata di senso dell'umorismo. Nel film del 2019, Finché forse non vi separi, ad esempio, interpreta una esageratissima versione caricaturale di se stesso e, anche se per un minutaggio brevissimo, la scena è diventata virale in tipo 10 minuti. Now I know what it feels like to be completely starstruck. The only stars that matter are the ones you look at when you dream. Thank you. Cioè, nel film Keanu sembra sapere benissimo di essere simpatico e affascinante, ma proprio questa sicurezza è il lato da prendere meno seriamente. Hit me! God damn it! Yeah! La scena con Ali Wong e Randall Park è incredibile. Inoltre, è bene ricordare che non tutte le superstar di Hollywood si sentirebbero a proprio agio con una canzone dedicata al metterli facilmente KO. Best believe I punched Keanu Reeves and it was better than any scene you could see in Speed. I hit John Wick and now I'm feeling so appealing. Basically, I'm a god, you could call me Hercules. Yes. You calm? Did you panic? Did you have thoughts? I took a breath. I took a breath. Population is around 380,000, making it the 9th most populous city in California and the 52nd most populous city in the nation. Questa è davvero una delle cose più tenere e gentili che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. Alla numero 3, tiene giù le mani. Un altro motivo che rende Keanu l'uomo da sposare sono le sue buone maniere. Ogni tipo di buone maniere. Una caratteristica riscontrata osservando tipo il 90% delle sue foto con le fan è che nell'abbraccio la sua mano non tocca mai l'altra persona, mentre posa per lo scatto, chiunque sia la persona accanto a lui, dalla ragazza al primo anno di università, alla cantante Dolly Parton. È sempre cordiale e paciocoso, ma non tocca mai veramente l'altro, ed è una caratteristica non da poco, rivela una grande sensibilità sull'argomento molestie. Così, mano a mano, sono spuntate foto anche molto vecchie, in cui Keanu aveva già questa abitudine in tempi non sospetti, dimostrandosi così sensibile non solo in maniera superficiale. Numero 2, l'educazione in metropolitana. You hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. Cosa ci hanno insegnato quando andiamo sui mezzi pubblici? Lasciar scendere prima di salire e fare sedere gli anziani e le donne incinta. Io ci aggiungerei anche non sparare musica a tutto volume, ma quella è un'altra storia. Bene, nel 2011 Keanu ha dimostrato di aver ricevuto una sana educazione civica quando fece sedere al suo posto una signora con una borsa apparentemente molto ingombrante e pesante. L'attore la vede, le fa cenno e si alza, veloce, tranquillo, senza alcuna scena. Momento diventato virale in un nanosecondo, perché spesso il successo ti rende quel tipo di persona che senza limousine non si muove. Lui non solo si muove in metro, ma risulta pure gentile. Consider this a professional courtesy. Che dovrebbe essere una cosa assolutamente normale, ma di questi giorni non è che si veda proprio spessissimo. Prima di svelare la nostra numero 1, ecco alcune menzioni ovviamente onorevoli. But it was still just doing our job, even though we woke up in the morning, went to bed at night, called each other all of the time, every spare moment, running lines, totally terrified, having fun. We have these wonderful characters that we get to play. The character is so full of life, and I just thought, you know, he can't, he's a showman, he's a daredevil, and so when he's on the bike, I was just like, he keeps doing poses, you know, and he can't stop.
Per fare sì che sia Keanu Reeves a offrirvi il caffè domani mattina al bar alle 8, mentre un tizio vi insulta perché crede che abbiate mangiato l'ultima brioche vegana, cliccate la campanella degli avvisi e alla nostra numero 1, You're Breathtaking, momento ormai entrato nella storia per plurimi motivi, cominciando dal fatto che all'E3 del 2019 Keanu descrisse l'avvento dell'ormai infausto Cyberpunk 2077 come da togliere il fiato, breathtaking, ma qualcuno nella folla ricambiò il complimento verso di lui. You're breathtaking. You're all breathtaking. Keanu, imbarazzatissimo, ma in senso positivo, restituì gli elogi alla platea, mentre l'ennesimo ruolo, quello di Mr. Breathtaking, gli veniva tatuato addosso. Un mese dopo, in concomitanza dell'uscita del sequel del suo film giovanile Bill & Ted, Keanu vide un cartello fatto da qualche fan che recitava l'ormai famoso mantra You're breathtaking, al che si fermò e ci scrisse sotto anche lui You're breathtaking. Forse il miglior ringraziamento possibile ad un ammiratore. In pratica, per migliorarci la giornata, avremo tutti bisogno di un Keanu Reeves personale. Excellent to each other. Party on, dudes. Allora, piaciuta la nostra lista? E ora il momento bloopers. Infatti l'attore esegue da solo moltissimi dei suoi stunt, ma coinvolge sempre dei professionisti di... E anche per i sequel di Matrix decise di ridursi la paga in modo...